Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Come ogni stagione, Tessilan vi propone un filato in mistolana con un tocco di luce dato dal lurex. Questa volta stiamo parlando del Baby King. Andiamolo a vedere insieme. Ecco il nostro Baby King, un filato composto al 55% da lana, al 40% da acrilico e al 5% da fibra metallica. Il peso è di 50 grammi per 150 metri all'incirca. Per questo filato sono consigliati i ferri dal 4,5 al 5,5 e l'uncinetto numero 4. Noterete che questo filato è particolarmente scorrevole durante la lavorazione. Il Baby King infatti riceve un trattamento di vaporizzazione che permette di ammorbidire e preservare la fibra. Questo avviene anche grazie al confezionamento scrupoloso che viene fatto gomitolo per gomitolo in un sottilissimo film che è a basso impatto ecologico e garantisce anche l'assenza di agenti esterni e quindi rende il prodotto dust free, ovvero senza polvere. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio. Sconsigliamo il lavaggio ad una temperatura superiore a di 30 gradi, mentre è possibile utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezion fatta per il tetracloretilene e l'utilizzo del candeggio. Sconsigliamo inoltre anche lo stiraggio. Il Baby King è una lana di alta qualità che mostrerà tutta la sua bellezza proprio dopo i primi lavaggi. Infatti la fibra di lana esploderà. Per quanto riguarda l'asciugatura, consigliamo di eliminare l'acqua in eccesso senza strizzare, ma tamponando con un asciugamano. Una volta eliminata l'acqua in eccesso, sarà possibile far asciugare il vostro lavoro su un piano e lontano da fonti di calore. Bene, passiamo a vedere ora tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione carta da zucchero, che abbiamo accostato alla colorazione avio. In quest'ultima colorazione il lurex, come vediamo, è un tono su tono, quindi sui toni del blu. Mentre invece nella colorazione carta da zucchero il lurex è leggermente più chiaro, ma sempre tono su tono. Passiamo ora al colore viola e al blu. In entrambe le colorazioni il lurex è un tono su tono, quindi delle colorazioni leggermente più scure che vengono rese luminose dalla presenza del lurex, che riflettendo appunto la luce renderà il filato molto luminoso. Passiamo ora a due colori più vivaci, il verde ed il rosso, che presentano entrambi un lamé tono su tono. Quindi un lamé meno in contrasto, ma che comunque dona particolare lucentezza al filato e in seguito poi ai vostri capi. Passiamo ora a due tonalità più tenui, ecru e cipria. Nella colorazione ecru il lamé è un color argento, quindi leggermente a contrasto con il filato, mentre invece un contrasto più evidente lo notiamo nella colorazione cipria, dove ad un filato più chiaro si contrappone un lamé tendente al fucsia. Passiamo ora a due tonalità solitamente definite più fredde, il grigio ed il perla, ma che in questo caso, grazie al lamé color argento, vengono rese molto più luminose. Ed infine vediamo il nero ed il beige, due tonalità classiche che vengono impreziosite da questo lamé. Per il nero abbiamo un lamé a contrasto, quindi sui toni del argento, mentre invece per il beige abbiamo un lamé color oro. Le colorazioni a vostra disposizione sono davvero diverse, infatti vi permetteranno di creare i più svariati progetti. La lana Baby King nasce pensata in particolar modo per i capi per bambini, ma grazie a questo tocco di luce dato dal lurex è perfetto anche per la realizzazione di capi per i più grandi. In particolar modo potreste pensare ad un poncho, a degli scialli eleganti da abbinare per le occasioni più importanti e che avranno quel tocco di femminilità in più dato appunto dalla luminosità del lurex, e sicuramente i vostri capi handmade non passeranno inosservati.
Grazie al Lurex ben ritorto, infatti, questo filato non creerà quei piccoli fastidi a contatto con la pelle, quindi potrete creare anche degli accessori che saranno davvero adatti a tutti. Altra caratteristica importante di questo filato è quella che dopo i primi lavaggi potrete anche effettuare dei lavaggi in lavatrice, quindi un filato perfetto anche per le esigenze della vita frenetica di tutti i giorni. Quindi una caratteristica senza dubbio di questo filato è anche la durevolezza nel tempo. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella e iscrivervi al nostro canale, ma anche di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!